Ciao a tutti ragazzi, sono Lucchetto, benvenuti nel canale. Anche oggi appuntamento con Monster Hunter Generation. Ragazzi, oggi andiamo a caccia di una rata e la catturiamo, sempre con il nostro gruppo fortissimo, team di amici fortissimi, mega fortissimi. Vai, siamo pronti. L'ira della rata, dannata rata. Ha sorpreso la mia carovana e mandato in rovina i miei affari, ma io non sono il genere di leader che si infuria. Potresti servirle una bella vendetta fredda per me? E va bene ragazzi, la nostra vendetta è in atto. Vai, è sempre all'inizio, che culo di merda che sono io, sempre a campo base. Colli verdi, la mappa, armatura seria, io scolo spadone, stavolta schiviamo perché c'è Mark che salta per noi. Oh, la razza deve stare da quelle parti là. Nel 3, nel 4, vediamo un po'. Mi sto avvicinando. Ci equipaggiamo la palla pittura. Ah, io ho anche il corno che fa venire i mostri. Quindi volendo posso anche attirare il mostro. Però lo useremo quando scapperà. Vediamo se funziona sto corno. Se no lo butteremo nel cestino. Vediamo se sta qua. Dai che sta qua nel 4, deve stare. Va che sta nel 4. Vai che sta nel 4. Speriamo di non prendere tante mazzate e di fare la nuova armatura. Neanche nel 4, sta proprio a dormire allora. Sta dormendo nel 5. Dai ragazzi, Fast and Furious, veloce, prima che cambia zona. Aspettiamo. Sento... Ah, aspetta, che c'è? C'è la mongolfiera. Salutiamo la mongolfiera e ci dice dove sta. E infatti nel 5, nel 5, infatti. Avevo ragione. Eccola qua ragazzi, sono il primo e stranamente stavo sono il primo. Vai, iniziamo già sulle ombra. Iniziamo già a prendere tante mazzate, però abbiamo già schivato. Con l'armatura del Serevio sono anche i critici, il rapidanno, quindi ogni volta che rinfodero l'arma e la uso ho il critico, 1, 2, 3... Ah, grande ragazzi, anche potenziamo i colpi. Mamma mia, è bello, tranquillo ragazzi. È ok, vedo Mark che è arrivato. Grande Mark, fa cadere. Allora, dobbiamo tagliare la coda. Io mi metto qua. Ah no, e si è alzata. C'è anche un scintillino, però... No. Ok, cavalcato Marco. It's time to move, baby, e vai. Dobbiamo attaccarla, però l'attacchiamo quando sta un po' ferma la rata, né? Cacchiarola, mi ha colpito. Caduta, vai, grande, grande. Vai, 1, 2, 3, bam, bam, eccetè. Da bam, eccetè. E 1, 2, 3, va che è morta. Vai, vai la coda. Vai, vai, ti faccio volare Marco, Dani. Basta, rinfoderiamo l'arma, anzi schiviamo. Facciamo l'altra, l'arte. No, però c'è il dislivello. C'è il dislivello. Sto prendendo mazzate, però la Rathian è abbastanza facile da prevedere i colpi. Vai. Uomo, bacio, bro, devi un bacio. Che l'ho presa. No ragazzi, non ho schivato, volevo fare la schivata con lo stile ombra e ci ho preso una palla di fuoco in faccia. Ci andiamo a curare. Dai ragazzi, la razza non è facile, dai, anche a rango alto non è niente di particolare. Vediamo se prendo la coda. No, troppo alta, troppo alta la coda, non sto capendo niente. Tante... Ok, tagliata la coda, ci curiamo. Prendiamo la coda, altrimenti io mi dimentico perché ho una memoria di un elefante. No, bugie, l'elefante si ricorda le cose. Ho la memoria non di un elefante, di uno scemo. Allora, va di testa. Bombette. E devo schivare, mi dimentico di schivare. Vai Marco. Vai. Obiettivo secondario aggiunto al menu perché bisognava cavalcarla due volte.
Vai, 1, 2, 3, colpi mega caricati, tutti a 3. La rata è abbastanza lenta. 1, 2, 3, contiamo insieme. Contate insieme a me. 1, 2, 3. E se quando lampeggia il cosino a me, vi avviso io. Vai, vai tranquillo. Vai tranquillo tu. Tu ti fidi di me? Che io non mi fido di me. E la Madonna, pur con la coda prende, con la coda mozzata prende sempre. E che cosa la tagliamo a fare che prende sempre? Attenzione. No, lo posso fare anche se lo farà di più. Che cosa? Il momento critico. Oh, è buono ragazzi, l'arte della katana, in cui puoi deviare e parare gli attacchi, funziona anche alle palle di fuoco, non solo ai colpi fisici. Mocca all'unghia della razza che non si vede e ti fa volare. Devi andare a fare una manicure. E stiamo consumando le mega pozioni così, a buona buona. Non tante, solo 3 abbiamo consumate. E di nuovo con l'unghia mi ha preso. E sta scappando, non si può ancora catturare perché non mi lampeggia nello schermo, nella mappa, ragazzi. Allora, adesso andiamo nel 4. Non mi devo curare. La cuta al massimo, perché con il Seregios aumenta l'acutezza ogni volta che rotolo, quindi non c'è bisogno di fare la cute. Beh, Marco, cavalcalo. No, non è ancora arrivato Marco, possibile? Lui è sempre il primo. Seguiamo l'ombra, ecco qua l'ombra. Di nuovo sta scappando? No, è impossibile. Vai. Mannaggia la Ratian. Niente, anche la schivata ho fatto. Bam, la potenza è diminuita. Attenzione che si arrabbia la Ratian. Adesso devo vedere in alto chi piglia. Ci curiamo un po', devo anche mangiare la bistecca però. Vediamo tra un po', no. No, non doveva gridare, altrimenti caricavo tutto il colpo. Vediamo se Marco ha qualche palla. Azzo, pure il veleno. Pure il veleno a tutti e tre. Ah, c'è 3. E prende a me. No, ok, non prende a me. Ci craftiamo altre mega pozioni al volo. No, ragazzi, esco dalla mappa. Faccio la bistecca. Io me ne vado. No, non si può uscire da qua. Si esce da là. Anzi, mi metto qui nascosto a mangiare, ragazzi. Mo se viene qua dobbiamo schivarla, infatti. Mi ha visto e mi prenderà sicuro. No, abbiamo schivato, culo. Sta scappando e non si può ancora catturare, ragazzi. E a suo punto faceva adesso la cosa. Andrà nel 2, nel 3? Andrà nel 3. Dove sta? Dall'altra parte sta. E cadi. Ok, lo becco al volo. L'ho preso? Mi sa di no. Grande, schivate, contrattacchi in faccia. E non si può ancora catturare, mocca lei. Ok, carichiamo tutti. 1, 2, ragazzi, è rotta la schiena, le ali, la testa. Ok, se facciamo tutte le combo, ok. Non lampeggia ancora, come mai? Ah, c'ha tanta vita, ragazzi. Non perché te ne accorgo, perché neanche ha sbavato neanche una volta.
arte, boom in faccia. Oh, non si illumina. Non si illumina. Adesso si può, è pronta per la cattura. Ready to capture, sta lampeggiando. Sta lampeggiando. Allora, devo andare nel 3. Nel 2. Nel 2. Nel 2. Ready to capture. Allora, iniziamo a mettere la trappola. Anzi, mettiamo la trappola coperta, perché se quella scosta è talmente piccola che ogni tanto non prende. Oh, mettiamo quella coperta, che è bella grande. Facciamo il tappeto. Vai, la mettiamo. Capture time. Mo, se scappi ti darò un cazzotto in bocca. Vieni, vieni qua. Guarda che se ne scappa. Vaffanculo le morte tue. Io lo sapevo. E mo chi ha un'altra trappola? La trappola è andata nel cesso. Il corno del richiamo. No, aspetta, vediamo. Ah, è vero. Aspetta che se ne va. È vero, usiamo il corno, vediamo. Vai. Ma siccome funziona poco, qualcuno dovrebbe andare nel campo e si è pure rotto il corno. Devi aspettare che va prima. Perché mo non posso neanche mettere la trappola scossa. Ok, sta mettendo Marco, dai. Ok ragazzi, ha fatto tutto lui. Abbiamo consumato la trappola e non dice niente, non dice niente. Ci fa venire come due pirla qua da solo, lui zitto zitto si va a catturare il mostro. Niente ragazzi, finisce qui, ci salutiamo e alla prossima. Qua c'è uno che dà fastidio, un mostriciattolo, e ciao. We'll be right back.